Salve, proseguiamo la nostra lezione sulle teorie dell'apprendimento. Ci siamo occupati dell'apprendimento per associazione o osservazione, abbiamo visto come progressivamente la psicologia è andata ad orientarsi a un nuovo modello della mente, dove la mente non è più un elemento passivo, tantomeno una scatola nera non indagabile o una tabula rasa, ma la mente viene invece vista come un elaboratore di dati provenienti dall'esterno. Ed è per questo che abbiamo messo qui il modello, l'architettura del computer, l'architettura di von Neumann, che rappresenta il modello base appunto del laboratorio di informazione, del calcolatore. E in effetti il cognitivismo per alcuni anni ha creato, per così dire, un'analogia tra la mente umana, tra come si spiegava appunto i processi cognitivi della mente umana e il calcolatore. Poi vedremo però che anche in questo caso si è stati costretti a teorie più avanzate che tenessero presente di elementi che, almeno per quanto riguarda il modello classico di calcolatore, non erano, come dire, riducibili all'intelligenza artificiale. Bene, il primo a ipotizzare che nella mente umana vi fosse una sorta di elaboratore di informazioni fu Craik, il quale ipotizzò che i processi di pensiero potessero essere concepiti come manipolazione di simboli. A lui si deve infatti nello specifico i contributi che hanno spinto autori poi come Miller a creare il modello del tote. Vediamo che cos'è questo modello del tote, che è l'abbreviazione di test operate, test exit. E questo è definito appunto come un circuito che si fonda prevalentemente sul concetto di feedback e di retroazione, che come dire, ci permette di controllare la nostra prestazione. Nella prima fase si verifica che le condizioni permettono il raggiungimento degli obiettivi, ad esempio se intendo aprire la porta controllo di avere la chiave in tasca. La seconda fase corrisponde all'operazione da compiere, per esempio aprire la porta con la maniglia oppure andare a prendere la chiave se ci si accorge di non averla in tasca. Nella terza fase si verifica se effettivamente gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti. Se ho la chiave, giro la maniglia e vedo se la porta si apre. La quarta è l'uscita, cioè si valuta se il risultato è stato ottenuto. In caso contrario, il processo è da ripetere, risolvendo gli eventuali ostacoli. La porta si è aperta, posso passare. Oppure la serratura scatta, la maniglia gira, ma la porta non può aprirsi perché è inserito il chiavistello. In questo caso ricomincio, come dire, un processo di tote. E secondo appunto gli psicologi che hanno proposto questo modello, l'apprendimento non è altro che un continuo ripetersi in modo sempre più accurato e performante del modello del tote alle problematiche che via via vengono poste dall'ambiente, con la conseguenza della ristrutturazione del processo di fronte a diverse variabili. Rispetto all'esempio sopraesposto, capire per esempio che vi sono alcune porte che hanno anche il chiavistello oltre alla serratura e imparare ad aprirle. Per un bambino tutto ciò è appunto una scoperta. E immaginate questo quanto valga per problemi più complessi dove continuamente arrivano nuove variabili e non basta esclusivamente ripetere le operazioni che sono state precedentemente compiute. Qui abbiamo la grafica che appunto ci rappresenta il modello del tote, vedete test operate, test exit, e qui appunto viene proprio rappresentata questa idea. Un altro esempio, anzi l'esempio in realtà classico che viene fatto su questo è per esempio quello di dover piantare un chiodo nel muro. E allora appunto che cosa faccio? Valuto se ho il chiodo,
picchio sul chiodo col martello, a questo punto che cosa faccio? Il test, cioè sento se il chiodo effettivamente è stato fissato al muro. In caso sia stato fissato, exit. In caso non sia stato fissato, ripropongo l'operazione, cioè ripicchio un altro po' il chiodo nel muro e a questo punto riprovo, test, se l'ho effettivamente fissato. Se non l'ho fissato, ripeto l'operazione, se no, exit. Ecco questo un'altra volta, diciamo con questo esempio forse meno carino, ma è quello che loro facevano per spiegare questo processo. Bene, si vede come funziona questo modello del topo. Come già ricordato, appunto, il punto di vista del cognitivismo prende le mosse dall'opera di Messer, la Cognitive Psychology, che raccoglie gli studi di un decennio costruendo, per così dire, il perimetro entro il quale si muovono questi studiosi. Questa opera è anche enunciato il paradigma della Human Information Processing, abbreviato col modello HIP, cioè appunto la teoria dell'informazione, la teoria secondo la quale l'uomo è un elaboratore seriale di informazioni. Ovviamente abbiamo detto che questa è qualcosa che poi col tempo è stata superata. In questo periodo sono ancora questi autori fortemente condizionati dalla riflessione, per esempio, filosofica sulle intelligenze artificiali. È fortemente influenzata tutto il primo periodo del cognitivismo dall'idea di intelligenza artificiale. Poi, per così dire, si sono un po' divaricate le strade di questi due programmi. Da una parte l'idea dell'intelligenza artificiale e dall'altra quella degli studi sull'apprendimento. Però in realtà ora ancora una volta si stanno in realtà di nuovo intrecciando, soprattutto per i problemi posti dall'ingresso delle nuove tecnologie. Anche se adesso, per così dire, siamo un pochino più, diremmo noi, laici sul fatto, e anche ecumenici se si vuole, sul fatto che non sia poi così necessario andare per forza a interrogarci sulla natura dell'intelligenza artificiale. E quindi, come dire, viviamo più l'intelligenza artificiale più come qualche cosa che è per noi strumentale. Non ci si pone più il problema se i computer possono pensare come noi, o almeno non è un problema più così centrale come lo era invece in questi periodi, in cui vi ricorderete ci sono dei grandi articoli di scienza su questi temi, di cui uno dei personaggi principali è proprio Alan Turing. Bene, secondo appunto Messer, l'apprendimento avviene per mezzo di schemi, che sono costruzioni mentali attraverso i quali vengono mediate le nuove esperienze sulla base di quelle precedenti. Al contempo lo schema è passibile di modifica qualora le nuove informazioni lo richiedono. Il classico esempio è appunto il bambino che si è costruito lo schema di riccio di castagna, poi arriva al mare, si trova davanti a un riccio, da principio applica lo schema, cioè pensa che sia un riccio di castagna. Poi però vede il riccio che si muove, cioè un essere vivente, e allora modifica il suo schema di riccio e introduce un altro schema, che è quello appunto di riccio di mare come animale. E beh, non vi sarà sfuggito, direte, ma questo non è un processo di assimilazione e accomodamento? Eh sì, e in effetti questo modello si ispira proprio direttamente alla concezione di apprendimento e di intelligenza che parallelamente fu sviluppato da Piaget. Qui non tratteremo le fasi del sviluppo del cognitivo di Piaget, che vi ricordiamo sono 5. Però appunto tratteremo adesso di questi due concetti importanti, che sono appunto l'assimilazione e l'accomodamento, che sono effettivamente elementi che in un certo senso, anche se riguardano l'epistemologia
genetica, però stanno dentro il paradigma e il modello cognitivista. Che cosa possiamo dire a proposito dell'assimilazione e dell'accomodamento? Beh, che appunto Piaget sosteneva proprio questo, che il bambino ha degli schemi, e vi ricorderete che Piaget è un innatista, nel senso che è consapevole e sostiene che il bambino comunque quando nasce ha degli schemi innati. Qui vediamo subito un modello di spiegazione della mente differente da quello del comportamentismo, proprio perché si introduce il concetto di innatismo, e il bambino appunto ha schemi innati, li utilizza per assimilare le esperienze, e quando questi schemi non sono adeguati per assimilare ulteriori esperienze, produce degli accomodamenti. Questi accomodamenti portano da un lato a una nuova organizzazione e quindi a la costruzione di una forma mentis diversa. Dall'altro ovviamente generano nuovi schemi che a loro volta potranno essere accomodati in futuro. E quindi ha una doppia, conseguenza: la creazione del nuovo schema assimilativo per il futuro e la organizzazione, una nuova organizzazione all'interno della mente del fanciullo per quanto riguarda le conoscenze che si sono acquisite. Bene, questo modello appunto piagettiano è comunque assimilabile in un certo qual modo al modello cognitivista. Non ci siamo qui soffermati sulla teoria di Piaget, perché appunto viene trattata spessissimo, quindi abbiamo cercato di fare economia, per così dire, temporale. Abbiamo invece proposto questo schema che potete confrontare, volendo, all'immagine appunto del modello dell'architettura di Newman a proposito del calcolatore, perché è lo schema appunto come viene, come dire, congetturata la mente umana secondo appunto il modello cognitivista. L'input, che rappresenta lo stimolo esterno, poi vedete c'è la mente umana, la quale appunto non è una scatola vuota, né tantomeno una tabula rasa, ma abbiamo la percezione, il linguaggio, la memoria, il ragionamento, le emozioni, cioè c'è la fase dell'elaborazione, e all'interno di questi aspetti, diversi aspetti della mente, viene l'elaborazione che poi produce l'output, cioè appunto il comportamento. Ampio spazio nella teoria cognitivista è occupato dagli studi sulla rappresentazione e i processi di categorizzazione. Tra i vari approcci, quello che ha avuto maggior rilievo sulle teorie dell'apprendimento è senz'altro quello di Brunner, che però, come sapete, anch'esso è andato poi progressivamente modificando le sue posizioni, quindi da un'adesione, totale al cognitivismo, poi dopo si è, per così dire, spostato sulla teoria e sui significati, quindi si è dedicato maggiormente allo studio delle semantiche e dell'importanza del linguaggio. Egli ritiene, da cognitivista, che l'elemento fondamentale per la codifica e l'elaborazione dell'informazione sia appunto la rappresentazione. La rappresentazione intesa come la capacità di produrre nella mente le esperienze avute tramite l'azione e la percezione. La rappresentazione per Brunner si avvale di tre sistemi, tre rappresentativi: quella esecutiva, la rappresentazione iconica e la rappresentazione simbolica. Facciamo un esempio. L'esempio è quello già più semplice: io devo raggiungere, che ne so, la casa della nonna, che è due isolati più in là. In un primo momento io sarò in grado di apprendere come arrivare esecutivamente a casa della nonna, cioè quale tracciato percorrere, per così dire. In un secondo momento sarò, per esempio, in grado, con la rappresentazione iconica, di disegnare la strada che devo percorrere
per arrivare dalla luna. E in terzo caso io sarò addirittura in grado di esprimere, come dire, il percorso attraverso il linguaggio, cioè attraverso la semantica, a livello astratto, per esempio con i nomi delle strade, svolta a destra, svolta a sinistra, e come dire, saprò dare questa indicazione. Ecco la, diremo noi, la crescita progressiva delle capacità di rappresentazione. Ovviamente questa cosa non significa affatto che la rappresentazione, quella per così dire simbolica, sia quella su cui poi ci fondiamo. La rappresentazione simbolica è soltanto quella che si perfeziona più avanti rispetto alla rappresentazione esecutiva, rispetto alla rappresentazione iconica. Un bambino sicuramente predilegge l'esecuzione, poi piano piano passa a prendere in considerazione la dimensione iconica, e però poi giunge successivamente a quella simbolica. Ma non bisogna immaginare che quella simbolica rimanga appunto, come dire, l'unica. Anzi, queste tre continuano a cooperare in diverso grado per tutto il resto della vita. E questo è molto importante dal punto di vista dell'apprendimento, perché ci permette di integrare i nostri atti didattici, i nostri atti di insegnamento, cercando di tenere presente tutte e tre queste rappresentazioni. Anche perché poi studi ulteriori, adesso qui non parliamo, qui in questo caso per economia temporale, come quelli della programmazione neurolinguistica, ci dimostrano che effettivamente ogni soggetto cerca di privilegiare piuttosto aspetti di tipo esecutivo, piuttosto che aspetti di tipo visivo, piuttosto che aspetti di tipo semantico. E quindi questo, come dire, è qualche cosa che va sempre integrato in una situazione di apprendimento. Le tre rappresentazioni, appunto, sono, come dire, in sincrono nel momento in cui noi ci troviamo di fronte a un problema. Qui abbiamo messo un'immagine che in un certo senso ci può dar conto di queste tre forme di rappresentazioni, quando dobbiamo per esempio assommare concretamente delle palline, poi lo facciamo in modo iconico, per esempio con degli insiemi, e poi lo facciamo in modo appunto semantico, in modo simbolico, sommando 3 più 4 uguale 7. Anche questo è un esempio. Qui troviamo un altro esempio che invece viene fatto con degli oggetti, e poi con la rappresentazione degli oggetti e la descrizione verbale simbolica degli oggetti. Bene, Brunner in modo particolare poi si occupa di che cosa, di come avviene l'apprendimento dei codici simbolici, in particolar modo dei concetti, cioè i nomi che indicano un insieme di elementi che possiedono le medesime proprietà. E qui, appunto, secondo Brunner, viene un processo di categorizzazione che permette la formazione e precisazione dei soggetti. Le categorie vengono dedotte dall'ambiente, ma non sono rigide. Esse possono essere sempre applicate direttamente nei processi percettivi, ma possono anche essere utilizzate anche nei processi inferenziali di previsione degli avvenimenti. Le categorie permettono di costruire concetti che ci danno la possibilità di organizzare in modo gerarchico la realtà, dal generale al particolare, per esempio dal concetto di essere quello di particolar gruppo, come quello di esseri, come per esempio i cani, ma anche dal particolare al generale. Preso atto per esempio che sia i cani che i gatti si trovano nelle case, si costituisce per esempio la categoria di animale domestico. È molto interessante questa riflessione sul processo di categorizzazione. In realtà è una riflessione che per secoli ha tormentato, per così dire, la filosofia occidentale, ma che diciamo è entrata dalla porta principale della psicologia in modo relativamente recente. E tuttavia, ovviamente, queste cose, malgrado diciamo il loro ingresso nella psicologia sia abbastanza recente, assumono un'importanza fondamentale perché ci permettono di capire come si organizza la mente. La mente si organizza in virtù di apparati concettuali
Gli apparati concettuali sono dei raffinamenti che appunto che procedono in queste due direzioni, cioè dal generale al particolare e poi dal particolare al generale. Qui abbiamo messo un classico processo di generalizzazione, tanti alberi diversi, tante immagini diverse di alberi mi portano alla costruzione del concetto della categoria di albero. Scusate il disegno, non è particolarmente bello, però appunto rende abbastanza bene l'idea di che cosa si intende per processo di categorizzazione, cioè che cosa appunto noi abbiamo di fronte quando parliamo di categorie. Da queste considerazioni Brunner propone anche che la scuola si dedichi maggiormente all'apprendimento delle strutture concettuali che permettono appunto di organizzare il sapere. Quindi la cosa importante è vedere come e intervenire su come si creano i concetti. Il concetto e deve essere appunto qualcosa di estremamente progressivo ed esperienziale. Le informazioni non possono essere realmente acquisite se si fa leva solo sulla memoria, cioè l'apprendimento mnemonico del concetto non è utile, ma deve essere sempre acquisito in quanto parte di strutture, ovvero a contatto con le relazioni tra i diversi elementi. Se non si acquisisce la valenza strutturale del concetto di territorio, lo studio di una qualunque località o ambiente risulta essere appunto soltanto un esercizio mnemonico. Quindi riuscire a trovare sempre il legame con la struttura che genera la categoria, prima ancora di fare appunto uno sforzo mnemonico. Bene, e ora trattiamo l'ultimo gruppo di psicologi, diciamo, che riguarda le teorie dell'apprendimento sul versante cognitivista, anche se qui, come dire, la cosa si complica e si complica anche per una serie di vicende storiche che adesso non tratteremo. E forse avete riconosciuto, questo è il triangolo di Gaetano Caniza, che è appunto il più importante esponente della teoria gestaltica che l'Italia abbia avuto. Ormai Gaetano Caniza è scomparso, ma il suo diciamo impegno e la sua traccia è sicuramente indelebile. Non per nulla, voglio dire, i colleghi e i professori dell'Università di Trieste vanno fieri di questo loro grande ricercatore. E quindi avete già capito che parleremo della teoria della Gestalt. Ovviamente l'obiezione immediata che si potrebbe fare è che sembra quasi che si torni indietro, perché la teoria della Gestalt va collocata prima della la scuola di Berlino, va collocata appunto prima dello scoppio della seconda guerra mondiale. Però bisogna subito dire un'altra cosa, cioè intanto che in Italia questa teoria si è sviluppata dopo la seconda guerra mondiale, quindi nella seconda parte del Novecento, e quindi di fatto è diventata attuale, è diventata una, come dire, un approccio attuale. E poi effettivamente diciamo che adesso c'è un po' una riscoperta di questa scuola, cioè è questa scuola che a principio era sembrata una scuola che prevalentemente si occupava del fenomeno percettivo, della percezione, aveva poi qualche altra idea di cui diremo giusto due informazioni particolare, e sembrava, come dire, limitata a un percorso storico ormai superato. E invece adesso ci siamo resi conto che gli elementi percettivi hanno un'importanza estremamente fondamentale non solo nelle teorie di apprendimento ma addirittura nei modelli di spiegazione della coscienza, e quindi, per dire, la percezione rappresenta più di ogni altro elemento quella chiave d'accesso alla comprensione della nostra mente. E da un certo punto di vista su questo aspetto i cognitivisti erano stati un po' più tiepidi, non avevano riconosciuto questo legame profondo tra la percezione e l'intelligenza. Sì, l'avevano inserito, ma gli avevano attribuito, per così dire, una valenza un po' minore, o quantomeno al pari delle altre. Ora invece si tende nuovamente a riattribuire un'importanza predominante, o quantomeno di primo piano, al fenomeno della percezione.
Quali erano le idee fondamentali, dicevamo prima, dei gestaltisti, cioè della scuola di Berlino? Beh, la loro idea fondamentale, diciamo, su cui poggiava la scuola era quella dell'isomorfismo tra i fenomeni della percezione, dell'apprendimento, le strutture materiali fisiologiche che li producono. Ora, di questo non si può certo parlare, cioè non si può dire che c'è proprio un isomorfismo tra la percezione e la struttura mentale, però vedremo al termine di questo focus che in effetti qualcosa se non di isomorfo, ma qualcosa di analogo al concetto di isomorfo, o quantomeno di assimilabile ad esso, possiamo incontrare. E possiamo aggiungere che col principio dell'isomorfismo, e non solo con esso, si afferma appunto che la coscienza non solo non è una tabula rasa, non solo è un elaboratore di informazioni, ma è addirittura non è scomponibile, cioè è un fenomeno, diremmo noi, olistico, cioè la coscienza non è riducibile, la mente dell'uomo non è riducibile, almeno così sostengono gli esponenti della Gestalt e come dire, questo però oggi sembra proprio essere una delle chiavi interpretative dei modelli di spiegazione della mente, al di là del tema della coscienza che diventa un tema abbastanza metafisico, oppure qualche cosa, diciamo, su cui ancora oggi i filosofi si scontrano, figuriamoci gli psicologi, e per coscienza ovviamente intendo l'atto coscienzioso, non intendo la coscienza intesa come coscienza morale. Bene, da questo punto di vista ecco che siamo giunti all'idea che la mente sia addirittura un'unità relazionale, cioè qualche cosa di assolutamente non scomponibile, non separabile. Diciamo che forse con questi autori in un certo senso si segna anche il passo rispetto alla possibilità di ricondurre una semplice, dico semplice rispetto ovviamente agli strumenti che noi abbiamo, intelligenza artificiale, la mente. Cioè si va a abbandonare un'idea puramente riduzionista della mente umana. La mente non è soltanto calcolo di informazioni, è qualche cosa di più. Per quanto riguarda il pensiero e la cognizione, questi studiosi rifiutano quindi l'impostazione associazionista e comportamentista, come è abbastanza evidente, alla quale appunto contrappongono l'idea che l'intelligenza agisce attraverso dei processi di strutturazione e ristrutturazione degli elementi in campo. E questo, vedremo, sarà il punto fondamentale per quanto riguarda la teoria dell'apprendimento. Quindi non l'imitazione, ma produzione che scaturisce dalle capacità di intuire le nuove relazioni degli elementi presenti al soggetto. E ovviamente in tutto questo ci sarebbe un altro focus da fare, ma noi non possiamo farlo, anche in questo caso per motivi esclusivamente temporali, ma vi rimandiamo ad approfondire, e sono appunto gli studi di Kurt Lewin sul concetto di campo, perché questo concetto di campo non riguarda esclusivamente la dimensione sociale, cioè il rapporto individuo e gruppo. Il concetto di campo in realtà è l'estensione proprio del principio, dei principi gestaltici della percezione, cioè il fatto che ci siano dei campi di forza, diciamo, campi di forza che sono presenti nella nostra percezione. Questi stessi campi di forza vanno a delimitare, per così dire, i nostri approcci cognitivi che ci permettono di comprendere le situazioni. Quando riusciamo a forzare questi campi di forza, da cui, per così dire, la nostra mente più si libera e più riesce ad estendere il suo apprendimento e le sue conoscenze. Quindi bisogna, come dire, usare questi campi di forza in modo consapevole il più possibile, perché questo appunto ci consente di facilitare i nostri processi di apprendimento, cioè giocarli a nostro favore invece che al nostro svantaggio. E questo ha tutta una rilevanza, appunto, come studiato da Lenin, poi in ambito
sociale nell'ambito dei gruppi e soprattutto, anche qui non abbiamo potuto fare un richiamo per motivi di tempo, alla teoria sistemico-relazionale, alla teoria generale dei sistemi, in cui questi studi sui gruppi poi vanno a inserirsi. Bene, la Gestalt va subito detto, non si è occupata esclusivamente di percezione, ma essa, come dire, è l'attività esperienziale che meglio si presta a dimostrare la tesi sostenuta della Gestalt. Il fatto di utilizzare la percezione nelle sue leggi appunto ci dimostra proprio l'organizzazione, secondo loro, della coscienza e dell'intelligenza. Voglio dire, un rapporto appunto mente-mondo tutt'altro che banale, perché appunto la percezione è un'attività attiva, come appunto dimostrarono a buona misura gli esponenti della scuola gestaltica, ma era qualche cosa, come dire, che già avevamo individuato, cioè il fatto che la mente umana avesse, come dire, una componente attiva e non semplicemente passiva rispetto al mondo che lo circonda. E le altre leggi della percezione studiate dalla Gestalt, qui facciamo una carrellata veloce, ma non ci soffermiamo perché ovviamente non è della psicologia della percezione che stiamo parlando, quello che ci interessa sono le teorie di apprendimento, però siccome sono presupposti non possiamo almeno non richiamarle alcune: la legge della vicinanza, la legge della chiusura, la legge di somiglianza del destino comune, la legge di continuità di direzione, poi ancora dell'esperienza passata e le costanze percettive, le costanze di colore, quelle che fanno sì che noi vediamo un colore piuttosto che un altro a seconda del colore che lo circonda, la profondità piuttosto che la non profondità che intuiamo a partire da certi elementi. Qui abbiamo messo soltanto le leggi proprio della percezione, quelle più semplici, alcuni esempi, quella di vicinanza, quella di somiglianza che mi fa raggruppare queste cose, e quella di chiusura, e poi ancora, per esempio, la legge della continuità, quella che fa sì che mi fa seguire queste cose, e via così dicendo. E a questo punto arriviamo, per così dire, all'elemento centrale dell'apprendimento, delle teorie sull'apprendimento di questa scuola, che sono appunto gli studi di Wolfgang Kohler su l'insight, cioè appunto tradotto in inglese insight, che ci fa vedere bene il ponte tra percezione e intenzione e comprensione, e diremo noi apprendimento. Letteralmente che cosa significa insight? Significa vedere dentro. Invece la traduzione italiana intuizione non è preferibile, perché si presenta tutta una serie di ambiguità causate proprio dalla semantica della parola italiana intuizione, quindi non sembra adeguata. Con tale termine Kohler intende l'atto che ci consente di afferrare gli elementi di un ambiente e anticipare una possibile nuova struttura, senza che vi sia una conoscenza per associazione o imitazione, né un apprendimento per prove ed errori. Quindi come effettivamente il soggetto giunge alla soluzione di un problema, diremo noi, autonomamente, attraverso dei processi percettivi che gli permettono di ristrutturare l'organizzazione degli elementi che ha di fronte a sé. Il fenomeno dell'insight diventa fondamentale per descrivere il pensiero produttivo per Kohler e Wertheimer, nonché gli altri gestaltisti. In particolare per spiegare la differenza, per esempio, tra una soluzione intelligente e una raggiunta invece per prove ed errori. E prima avevamo detto proprio questa necessità di dover andare al di là della spiegazione per prove ed errori. Scrive Kanizsa in proposito che in un genuino processo di pensiero produttivo si ha un insight ogni volta che tra i dati a disposizione viene enucleata e afferrata una relazione, o più di una, decisiva ai fini della soluzione. E qui vediamo il famoso esperimento di Kohler sulle scimmiette Sultan, Rama
E il fatto che, appunto, secondo questi studi su queste scimmie, ci dimostrano che l'insight è qualcosa che avviene e che prescinde dall'imitazione o dalla prova o dal prova ed errore. Infatti, la soluzione che viene trovata dalla scimmietta, cioè quella di raggiungere la sua banana mettendo in cima le casse, oppure appunto unendo i pezzi del bastone che gli permettono di andare ad afferrarla, è proprio una ristrutturazione percettiva degli elementi che sono in campo. E questa riprova fu fatta proprio da Kohler facendo partecipare all'esperimento un'altra scimmia, la quale osservava la scimmia, aveva per così dire cercava di imitare il suo comportamento, ma in realtà non era in grado di imitare perché non aveva realmente compreso che cosa aveva fatto la scimmia Sultan. E quindi Rama, per così dire, rimaneva imbambolata, sì, giocava con le casse, ma non aveva ben capito che cosa doveva fare, prendeva in mano il bastone, però non capiva questa cosa. Quindi questo ci dimostrava, dal punto di vista di Kohler, che l'imitazione non è sufficiente. E neanche la prova ed errori. Perché non è sufficiente neanche la prova ed errori? Perché non è che arriva per prova ed errori il soggetto a identificare la soluzione, ma d'improvviso coglieva. Cioè non è che metteva prima una cassa, ci provava, poi ne metteva un'altra e poi ci provava, ma d'improvviso, appunto, scaturiva la soluzione del problema, appunto come forma di ristrutturazione del pensiero. Ora ovviamente a noi non è che ci interessa molto le scimmie, diremmo no, cioè siamo contenti per le scimmie che apprendevano, quello che ci interessa ovviamente sono i soggetti umani, ma appunto di questo si è proprio occupato Max Wertheim nel pensiero produttivo. In particolar modo appunto Wertheim ha cercato di individuare i processi che rendono più facilmente possibile la ristrutturazione del pensiero, quindi le leggi che ne sono alla base e le situazioni che li favoriscono, e questo è quello che ci interessa: il nesso tra percezione e pensiero produttivo da un lato e quindi i processi di apprendimento dall'altro è abbastanza evidente, anche se appunto purtroppo non ha trovato molto spazio nei cenni precedenti da parte dei pedagogisti italiani, se si fa eccezione per esempio per Giulio Pepper. Gli psicologi della Gestalt considerano la memoria, o meglio i suoi contenuti, come inscindibili dalla facoltà di organizzare che ha un soggetto. Un soggetto è costruttore e la cui memoria è determinata nello studio, come nel quotidiano, dagli stessi principi che regolano la percezione. E qui abbiamo una famoso esempio che viene portato proprio da Max Wertheim nel pensiero produttivo, è il famoso esempio del piccolo Gauss. Come qualcuno di voi saprà, se lo sa lo dico io, il piccolo Gauss, il grande matematico, va bene, Gauss, il principe dei matematici, colui che tra le tante cose avviò lo studio delle superfici curve poi ampliò, contribuì ad ampliare la geometria con il suo allievo Riemann si diede a un posto privilegiato nella storia per quanto riguarda le geometrie non euclidee. Bene, si racconta che quando era all'elementare questo maestro Buter, che in realtà voleva riposarsi un po' da questi bambini, e gli aveva dato un problema che secondo questo maestro avrebbe richiesto un sacco di tempo, cioè quello di sommare non i primi 10 numeri, erano i primi 100 numeri, ma qui ora per motivi di spazio e di visibilità abbiamo fatto l'esempio soltanto con i primi 10 numeri, e così fa Wertheim nel suo testo, e gli aveva dato da sommare e trovare la somma dei primi 100 numeri. Beh, quasi tutti i bambini si erano messi a fare 1 più 2 più 3 più 4 e via così, qualcuno probabilmente non stava neanche facendo niente perché si era scoraggiato anche dall'idea di dover sommare tutti questi numeri, insomma qualche cosa certamente di complicato. Beh, sembra che dopo pochissimo Gauss si avvicinò al maestro e gli fece vedere la soluzione. Da principio il maestro pensò che l'avesse copiata,
o quant'altro, che fosse stato un caso. E invece cosa aveva fatto Gauss? Aveva appunto ristrutturato il suo pensiero, aveva trovato una soluzione nuova, una soluzione che poi per l'appunto è diventato un teorema, cioè la somma delle serie è diventato effettivamente un teorema da parte di Gauss, cioè in quel momento nessuno ci aveva pensato, lui non ci aveva pensato. Ovvero che cosa aveva fatto? Aveva visto, ampliando, come dire, proprio percettivamente il campo visivo, che oggettivamente 1 più 10 faceva 11, ma anche 2 più 9 faceva 11 e così via. E quindi bastava semplicemente, come dire, prendere la somma dei numeri e appunto dividerla per 2. E questa era una cosa entusiasmante dal punto di vista prettamente, diremmo noi oggi, dell'apprendimento. E non a caso Wertheim si sofferma proprio su questo. E nell'opera, peraltro, non è citato soltanto Gauss, ma anche gli studi di Einstein. E da qualcosa, come dire, ci dice subito qualcosa. Einstein non a caso diceva una cosa estremamente interessante, cioè non bisogna, come dire, cercare di risolvere i problemi con la logica che ha generato il problema. Serve una nuova logica, cioè un modo di pensare per dare soluzione al problema che è stato fatto con un'altra logica, se no ovviamente rimane un problema. E questa nuova logica appunto si ottiene attraverso processi di ristrutturazione del pensiero. Nel 1991 è uscito questo testo, uno dei testi degli ultimi, ma fondamentali, di Caetano Canizza, Vedere è pensare, in cui proprio l'autore espone proprio la sua teoria a proposito della diversità che sussiste tra la logica del pensiero e quella della percezione, manifestando come quest'ultima sia disciplinata da specifiche leggi. L'autore si sofferma appunto su queste diverse posizioni in merito alla continuità o meno tra percezioni e operazioni intellettive. A differenza dei cognitivisti, i gestaltisti si fanno promotori quindi di un'immagine unitaria della vita psichica, cioè della non separabilità, sostenendo che le leggi percettive incidono sulle modalità di organizzazione del pensiero più di ogni altra cosa. E di recente, e questo ovviamente noi ve lo diamo come stimolo, Morris Engle e Jerome Wakefield, scusate, io non pronuncio bene i nomi stranieri per problemi miei di fonetica, hanno sostenuto che l'isomorfismo gestaltico va inteso come un'ipotesi anticipatoria rispetto alla scoperta dei neuroni specchio. E questa cosa è estremamente interessante, anche se ovviamente va presa come una riflessione pionieristica, perché qui si fa riferimento a un articolo appunto del 2012 e tutt'altro ancora che confermata. Questa tesi molto forte va presa con prudenza, è però sostenuta dagli autori sulla base proprio del fenomeno del cosiddetto isomorfismo esterno o interpersonale, che permette agli individui tramite la percezione di comprendere gli stati emotivi degli altri, producendo appunto l'attivazione dei neuroni. Qui abbiamo un'immagine che ci richiama proprio come dire, il neurone specchio, quello appunto che gli studi che hanno portato all'individuazione di queste particolari strutture mentali che ci permettono di comprendere, di essere partecipe e di, come dire, focalizzarsi sul principio di comprensione. La comprensione avviene proprio attraverso la percezione degli oggetti che a un certo punto fanno scattare qualcosa. Veniamo agli studi, diciamo, più legati alla teoria dell'educazione, che sono in particolar modo quelli di Wolfgang Mengistern nella psicologia per l'educazione del 76, che richiama appunto l'attenzione sul concetto di pensiero, che va distinto almeno da tre possibili interpretazioni. C'è un pensiero cosiddetto algoritmico, che consente la risoluzione di un problema attraverso formule note, e che però di per sé non produce una nuova scienza, un nuovo fenomeno. C'è poi quello per prove ed errori, tipico appunto dell'associazionismo, prevalentemente
è visibile negli animali, che però appunto produce risultati in tempi molto lunghi e talvolta a costi altissimi. E quindi, insomma, come dire, non vale del tutto la pena di essere continuamente percorso. Ed infine c'è il pensiero produttivo, cioè quello che riesce a cogliere il senso delle strutture generate dalla ristrutturazione degli elementi presenti nel campo, sia esso visivo oppure appunto sia semplicemente mentale, che appunto presuppone una non linearità del pensiero e al contempo un mondo che sia capace di organizzazione e di struttura. E qui abbiamo messo degli esempi di diremmo noi di degli esempi problematiche di problemi di dove si manifestano, per esempio, i come dire, delle fissità percettive che ci impediscono di trovare nuove soluzioni e quindi, voglio dire, degli ostacoli, come si diceva in precedenza, che vanno rimossi. E questo è proprio l'esercizio che si cerca di fare, cioè rimuovere l'ostacolo che ti impedisce di ristrutturare il campo e di trovare la soluzione. Non li scorro tutti anche qui per problemi di tempo, però uno abbastanza famoso è il problema dell'unione dei 9 punti con 4 linee senza mai staccare la penna dal foglio. Vedete come è complicato, sembra quasi un problema impossibile, perché accidenti, qui ne ho fatte 4 ma ho lasciato fuori questo, qui ne ho fatte ancora 4 ma ho lasciato fuori quest'altro, faccio così, ne faccio 4 ma ho lasciato fuori questo. Insomma, sembra un problema complesso. Probabilmente molti di voi già si ricordano che invece c'è la soluzione. E poi ci si rende conto che invece era un problema di rigidità mentale legata a una legge, cioè il fatto che io mi ostinassi a stare dentro i confini di questi punti. Come esco dai confini di questi punti? Ecco che in realtà, se vedete i vertici, li faccio cadere al di là di questi confini, trovo immediatamente, si fa per dire immediatamente, la soluzione. E questi sono proprio esempi di quello che bisognerebbe, come dire, costruire nei processi di apprendimento, cioè appunto andare a cercare di forzare queste fissità. Nel solco proprio lasciato da Wertheim si inseriscono anche gli studi, dunque, che si rivolgono appunto al più, non più al risultato finale del pensiero produttivo, ma proprio al processo che lo precede e lo guida. In particolar modo nei suoi esperimenti si sofferma sulla costruzione di protocolli, analizzando per così dire l'albero genealogico che porta alla soluzione del problema, cioè ovvero i vari passaggi positivi o negativi che precedono l'atto finale che porta alla soluzione. In questo modo, per così dire, si riesce a individuare quali sono gli elementi didattici da prendere in considerazione. Questa attenzione rende il contributo dell'autore ancora più importante all'interno delle teorie dell'educazione e infatti esso è considerato per così dire il precursore della teoria dell'information processing, da non confondersi con l'IP di cui abbiamo parlato prima, e appunto le ricerche sul problem solving. E qui vi ricordate un famoso problema è quello di con una scatoletta di terreni e la candela di fissarla alla porta senza altri strumenti particolari. Bene, e quest'autore pone l'accento proprio sui diversi passaggi, abbiamo detto, che a differenza del procedimento per prove ed errori portano sempre a una ristrutturazione del problema originario. Citando l'autore, la forma finale di una soluzione è raggiunta in generale attraverso fasi intermedie, ciascuna delle quali possiede retrospettivamente il carattere di una soluzione e in prospettiva il carattere di un problema. Quindi sono tanti piccoli insight, non c'è un unico insight complessivo, ci sono tante piccole intuizioni che ci portano a progressivi processi di ristrutturazione che ci fanno, tra virgolette, avvicinare al problema. E qui appunto c'è questa metafora del professor Mecacci, che ci dice appunto talvolta alcuni rami portano a un vicolo cieco mentre altri portano alla soluzione del problema. Concludiamo questa
questa esposizione è, come dire, la campanella ci dice che siamo andati già parecchio in là col tempo. Il contributo di Cantone alla teoria della Gestalt è ancora più esplicito per quanto riguarda l'utilità didattica, quindi vi invitiamo a dare uno sguardo a memoria e organizzazione, e ci presenta il ruolo che svolge proprio l'organizzazione delle conoscenze e il contesto, la scoperta dei principi che regolano l'organizzazione come elementi fondamentali per ricordare le conoscenze apprese e favorire quindi l'apprendimento successivo. Quindi in base a come vengono organizzate le nostre conoscenze si come dire, facilitano queste capacità di risolvere i problemi. Da questo punto di vista, che cosa possiamo dire per concludere? Che ogni diciamo teoria dell'apprendimento che voglia presentarsi come tale deve avere, tra virgolette, anche la capacità di non costruire fissità nell'intelligenza che poi impediscono la risoluzione di problemi successivi. Ed è per questo che appunto le teorie associazionistiche vengono probabilmente abbandonate, ma a noi ci interessano perché talvolta ci fanno capire il perché atteggiamenti che non vorremmo, comportamenti che non vorremmo, vengono acquisiti e come cercare anche di disincentivare queste, diciamo, queste situazioni. E per quanto riguarda ancora una volta invece il contributo della Gestalt, è ancora importante sottolineare che questi fenomeni che appunto riguardano la percezione sono proprio fenomeni sui quali noi possiamo lavorare. Lavorare nel momento in cui forniamo elementi, quindi abituare, per così dire, il soggetto a utilizzare in modo libero gli elementi che ha a disposizione e non, per così dire, ingessarlo su qualche cosa che è costretto esclusivamente a ripetere e a riprodurre. E da questo punto di vista è ancora, per così dire, valida l'idea di Wertheimer che non bisogna, tra virgolette, educare al pensiero riproduttivo, ma appunto al pensiero produttivo. Grazie, arrivederci.